Perché mi tratti così, sorellina? Ti prego, Katrina, mi fai male, ma che ti ho fatto? La soluzione non è semplice. Di più! Quale tra i tuoi pretendenti è il tuo preferito? Dici come marito? No, come Zerbino! Buongiorno! Ti chiami Katrina, giusto? Io onestamente non credo che questo intendesse, ma... senza batterciglio cascasse il mondo e i suoi panni vesto. Per l'amor che per la famiglia io sento! E non è tutto! Da Battista ti devi presentare. Dille che vuoi sposare sua figlia, Bianca. Ma come? Scegliere spetta a me. Sei così duro di comprendonio che proprio... Ora basta! Basta! Tuo padre ha accettato. E tu sarai mia moglie. Domenica è arrivata. Ho fame. Che hai detto? Non mi senti? Ho fame. C'è soltanto una soluzione. Se voglio fare un buon servizio al mio padrone, dopo un falso Lucenzio serve anche un Vincenzio. Ma non quello vero. Uno taroccato. Per chi cittadino di Trento, diretto a Roma, poi Ancona e Barletta, Dio che terribile sorte l'aspetta. Rischio la vita io, qui? Direi proprio di sì. Ieri non ha dormito e stanotte non dormirà. Oggi non ha mangiato e non mangerà nemmeno domani. Eppure farò in modo che ogni cosa accada per il suo bene. Mi possa prendere un accidente. Da mio figlio non ho saputo niente. Apri, figliolo! È arrivato tuo padre! Criminale, cosa hai fatto? Hai preso il posto di mio figlio? L'hai assassinato? Guarda che t'ammazzo!